Dopo il fantasma di Trevor, finalmente andiamo a vedere il fantasma di Michael. Nella sua villa, dopo che è morto, si dice che si aggiri pericolosamente, dando la caccia a chi cerca di entrare di straforo e ricordando quando è morto. Ciao amici! Oddio! Oh, Madonna santa! Ma sei matto? Ma dai sta cosa? L'ho tolta, cagliella! La voce, la voce! Schiarisci la voce! Scusate, me ne sono dimenticata un attimo. Ecco, adesso sono tornato io. Dai, anche abbiamo iniziato, già mi fai prendere i ma spaventi. Ma se fa cose? Che paurosi che siete! Allora, stiamo andando a prendere Anna, perché oggi, siccome Anna perché è cagliella... Perché oggi andiamo a ballare e no, al bar. No, assolutamente. Oggi andiamo a vedere un altro mistero di GTA, un'altra cosa paurosa. Però siccome Anna è spaventosa e paurosa, allora abbiamo detto, portiamo anche Alex. Così, capito, malgomune. Mezzo e allora posso Alex, no, che bomba. Io mi spaventi infatti proprio Alex, abbiamo sbagliato strada. No, ti giuro che non è possibile questa cosa che mi hai detto. Vai indietro e poi giri, cioè ne abbiamo passate una e basta, poi giri a destra. Cioè guarda che, quindi adesso a sinistra sarebbe questa qui, sì. Così. No, qua a destra dicevo proprio. Ma non c'è la via, detto. Dove? Oh, ma ce la fai a venire, ma prende o no? Colpa di questo, Alex, bravo. Non fa le manovre bene, via ho di capito, Anna. Ho capito, ma non pensavo che dovevo dire. Allora, stai cioè, zitto. Come se stanno addormentando le chiappette a furia di sta seduta per terra. Forza, eh? Sali. Oh, ma sì, però Alex dietro. Alex, subito dietro, non esiste. Alex, dietro, subito grazie. Dietro. Oh. Allora, a giudicare dall'aspetto di Alex, voi potreste già immaginare che tipo di fantasma, anzi che tipo di creepypasta in realtà di GTA 5 noi stiamo andando a vedere oggi, perché Alex è il figlio di Michael e infatti noi stiamo andando a vedere il fantasma di Michael. Alex, oh, mi ma fai... Ma non gli puoi dire una cosa del genere, che gli è morto il padre così, non si può dire. Lo sa, mi fai un po' da navigatore satellitare? Sì, non ti preoccupare, alla okay. Prossima gira a destra. Grazie e poi subito a destra. Anche se dovrei ricordarmi dove è casa di Michael, però purtroppo la memoria va un po' così a bazzicare. Sì, vabbè, ormai lo sanno tutti che te c'è il senso dell'orientamento di un ornitorinco stordito. Ascolta, tra 5 minuti voglio vedere se avrai ancora voglia di fare la simpatica. Quando inizieremo a vedere gli eventi paranormali. Senti, sto cercando vedrai, di caricarmi un pochetto, perché non vedrai. Voglio che va a finire come l'altra volta, va bene? Guarda, oggi farò proprio il cattivo e No, dai, guarda, ti prego. Qui a destra, Alex. E qua sempre a destra, esatto. Aspettavi. E tra poco ce l'abbiamo sulla sinistra. Aspettavi che scendesse tua mamma no, dal cielo? No, stavate parlando, litigando. No, qui, no, qua, non so. Sulla ascolta, via principale. Adesso hai rotto le palle, mi devi indirizzare bene. Vabbè, scuso, hai ragione. Allora, io mi sono pure preparata, mi sono messa pure gli occhiali da indagine, perché tanto lo sapevo che non mi ci portavi a ballare. Ma ovvio che non ti ci portavo a ballare. Invece andiamo a vedere i misteri e io pure ho un filtro adatto a vedere questi misteri. Qua a destra, Alex. No, sempre dritto. Ma non sei sicuro che mi stai dico, portando bene? Sì, non ti preoccupare. Sempre dritto, ancora dritto di qua dritto. No, non è questo dritto, quella dritto. Sei via strada principale. Allora siamo devi dire dritto sinistra oppure dritto destra. Hai ragione, scusami, vai a sinistra. Ma che razza di navigatore hai comprato pure tu? A sinistra. A sinistra, ma dove mi stai portando? Ma è questa. È questa. Ah, vedi, avevo ragione lo saprà io. Dove vive pure lui, no? Ecco qui, scendiamo. So dove vivo, sì. Squadra di investigazione extra suprema in azione. Sono pronta. Ok. Io non voglio entrarci sinceramente. Tranquilli, veramente non tranquilli. Voglio. Allora, per il momento è ancora giorno, come potete vedere è perfettamente luce, quindi non succederà niente. Sappiamo poi tutti. Comunque questa casa è molto bella. Certo, non come certo. Volta. E poi sappiamo tutti che questo genere di misteri succede sempre con le ore della notte, diciamo, quando il buio arriva. Ma io quando è buio vado via. No, non puoi. Devi rimanere con noi, anzi. È molto bello, fidati, ti troverai benissimo questa notte. Ma vuoi già entrare? Non vogliamo controllare un po' fuori prima? Bella idea. Ci infatti, sta? Bella idea. Anche se già abbiamo visto che nel garage non c'è nessuna macchina. Vabbè, questo è normale. Allora, Michael nella storia può essere ucciso. Ovviamente, uno dei personaggi principali, però uno dei finali, prevede il fatto che lui muoia. Io ricordo che anni fa, quando sono andato a vedere questo mistero, ricordo di aver visto il fantasma apparire proprio qui in questa piscina e in ricordo piscina. Che era qui sì ed era ancora è troppo giorno, sicuramente non appare adesso al momento non... Ti sento cagellato, Alex, perché lo sono sinceramente ti stai iniziando ad agitare un pochino. Ricordo anche che durante la notte dalle finestre di questa casa si vedevano un sacco di cose strane succedere all'interno e mi ricordo bene che quando al tempo anni fa, ormai molti anni, se avevate visto quel video dove andavamo a cercare il fantasma di Michael per la prima volta, scrivete hashtag io c'ero nei commenti, ricordo di aver visto il fantasma anche dalla finestra, se non sbaglio. E da queste finestre qua in alto? Dalle finestre in basso, quelle del primo piano. Ma per cose strane che succedevano dentro casa, di preciso cosa intendi?
Beh, intendo che si vedevano sagome che si muovevano, ma non dovrebbe esserci nessuno, chiaramente. Perché una volta che Michael è morto... Per forza? E adesso sì, Alex, hai temporeggiato fin troppo, adesso è arrivato il momento tu di entrare. Tu provate a temporeggiare, purtroppo. Ci hai provato e non ti posso biasimare. Io non voglio entrare. Venite, venite, allora, se tutto è corretto, non dovrebbe esserci assolutamente nessuno qua dentro. Allora, qui c'è già una bottiglia con un bicchiere mezzo bevuto. Sì, è normale, perché penso che sia rimasta abbandonata da tanto tempo, ecco questa Ma scusa, casa. Perché la moglie non ci vive più? No, la moglie lo ha lasciato, Michael, non c'è più con lui. È andato via con la famiglia e anche col figlio, da quello che so. Anche il ma figlio. Ma quanto pare il figlio ha cambiato idea, sta qua con noi sì, adesso. Vabbè, ma quello è io non ci Alex. Volevo rientrare, esatto, sono solo vestito da figlio. È soltanto simile in realtà, però non è proprio lui. Questa porta qui dovrebbe essere la stanza della moglie. Della figlia. No, questa è della figlia, sì. E io ricordo anche che su questo specchio si dice che possa apparire il fantasma, quindi dobbiamo tenerlo d'occhio, dobbiamo monitorarlo. Okay. Ma scusa, ma sto quadro che vola? Che quadro? È vero, guarda! È vero. Ma poi loro chi sono quelli sulla foto? I nonni? Non ne ho idea, però effettivamente è un po' strano che sia okay, volante. Ok, questa cosa è già abbastanza strana. Oh, aspetta! Che c'è? Oh, che hai visto? Mi ha fatto un po' impressione che c'è un pacco regalo che c'è scritto Hey. Ma veramente? Sì, però sono tanti, quindi boh, magari è una marca, non lo so. Però sembrava tipo, ehi, chi è entrato? Tipo, esatto, magari allora, è entrato ricordiamoci in casa. La porta con i fiori per lo specchio, eh? Ok, questa è un po' più inquietante, perché entra solo un fascio è di luce. È tutta buia! Ed questa è piuttosto creepy. Qui dovrebbe essere la camera del figlio, però è un po' diversa. Esatto. Sì. È più in ordine, me la ricordavo, più incasinata. E c'è una lampada volante. Ci sono un po' di oggetti volanti, effettivamente. È come se mancassero dei mobili. Però non so se è una cosa che ci dovrebbe preoccupare. E magari dopo che si sono trasferiti hanno portato via qualcosa dalla casa. Può essere, eh? Però sono rimasti tipo delle cose fuori posto. Magari ci sta. Magari sì. Ecco, e questo è anche un altro specchio. Mi sa che è questo lo specchio che ah, può... Ah, ma quindi qualunque specchio? No. O solamente secondo questo? Me... Ma cioè, è svenuto l'imbecille. L'ho svenuto. Ma scusa, ma è normale. Ma ti sembra il caso? Ma dai, ma non è il momento. Ma scusa. Avete ragione, scusatemi, adesso mi rialzo. Non avete paura. È lo shock di essere arrivato a casa, capito? Ma è svenuto. Oh, oh, mi sta vabbè, attendo. Allora adesso si sciacqua un attimo la faccia. Usciamo, dai. Guardalo, tirati su. Stai dai, che non vedi su. Cioè, ma sei un panzone. Dai, tirati su. Dai, che mi sono spaventato. Lasciami questo gli ha pigliato un mancamento così all'improvviso, non lo so. Oh, oddio, ma Lion? Che sei stata tu? Ma sei. Oh. No! Oh, ma che avete fatto? Ma sei chiusa la porta? L'hai vista pure te? Ma sei stata te. Oh, Alex! No! No, aspetta. Oh, ma che c'è? Ma sei tu, Alex, Lion? Stai facendo lo scherzo? No, non sto facendo niente, io sto qua. Non c'era nessuno l'hai dentro. Vista? Uscite, uscite tutti e due. Ma che avete visto? Si mossa la porta. Aspetta, ma ancora non è notte, ma neanche per idea, saranno tipo le okay, 4 del pomeriggio. Ma sei sola. Siete buoni e non indicare. Che cacchio fai? Imbecille. È spaventoso. Fermi. Sto cacando addosso. Non sta succedendo più. Forse ci siamo presi un cagone così all'improvviso senza motivo. Io che sono scusami, ma te stavi di là. Io stavo qui, quella si è aperta tre volte. Vabbè, Alex era dietro, magari ha fatto lo scherzo. No, sì, ero là dentro al bagno. Com'è possibile che sei mossa quella? Allora perché adesso non sta succedendo più che tu sei qua? Beh, non vuol dire niente, scusa. Vuol dire, non sta succedendo sì, più. Faccio gli scherzi dal bagno. Se no, fermo qua. Comunque mi sa che è la stanza della moglie di lui e di Michael. Lo so, mo aspettiamo finché non succede di nuovo. Oh! Io ero qua e non ho fatto niente. Mi hai visto? T'ho visto, sì. Entro di sfondamento. Ma perché si apre da sola? Non lo so. Entrate, dai, ok, va bene. Ma okay. Scusami, ma non c'è il letto? È vero, qui doveva esserci il letto. Mancano cioè, dei mobili. Cioè questa non è la camera da letto? Sì, sì, sì. No, infatti c'ha ragione Anna, e qua invece che c'è? Ma lo e sapete c'è che lo specchio? Questa stanza qui, in teoria, nella casa come dovrebbe essere, mi pare che è chiusa, eh. Invece qui è aperta, non solo è aperta, ma questa vetrata. Ma questa stanza giocando a GTA non l'ho mai vista, eh. Esatto. Ma guarda, questa è la cabina armadio. Guardate come proietta una luce verde stranissima qui sul pavimento. È inquietante sta luce, eh. La porta qui invece non si apre, questa qui è bloccata. Anna, oh, che botta! Mi è partita una pizza, abbi pazienza. Cioè, non c'era neanche bisogno di farmi notare. Però, che botta! Cioè, sei una cafona, sei una vera cafona. Ma hai fatto cadere gli occhiali, sei un gran cafone. Ma cioè, quanto inquietante sto qua, sto dipinto. E anche qui c'è una cosa un po' inquietante. C'è scritto? Aspetta, allora, ho rinunciato a far finta di salvare la mia sanità mentale.
Non so cosa vuol dire. Sembra un articolo. Ha lasciato Michael, quello o la moglie? Non lo so. C'è anche un'ampolla che sembra di sangue comunque. Cioè io non vorrei dirvi ma quello non sembra da bere, perché io non ho mai visto una cosa così da effettivamente bere. Quello come liquido è un po' strano. O è profumo. Ma anche se fosse profumo, no, raga, è troppo grande. È profumo rosso, francamente strano. Capito. E sembra un'ampolla di sangue. È inquietante di brutto, Poi non so voi, ma ogni volta che vedo, la cosa inquietante è che non c'è il letto. Ogni volta che vedo questi candelabri sulle pareti mi sembra che siano dei cappi per... Oh, che c'è? Oh, non si apriva. Non si apriva la porta. A parte, ma perché si richiude subito? Prima era mezza aperta. Non lo so, però non si apriva. Cioè, io ero dietro ed era come se qualcosa la stesse trattenendo la porta. Poi è arrivata Anna. Eravamo tutti dentro. E abbiamo spinto in due e allora si è mollata. Però all'inizio non si apriva. Ma questa porta qui invece? Questa... No, questa è chiusa, mi sa. Sì, anche questa è bloccata, non si può entrare. E invece questa qui ci siamo già stati prima. Bene, a questo punto credo, forse manca una stanza al piano di sotto, però abbiamo visto tutto. Ci manca da aspettare che arrivi la notte. E all'incirca dovrebbero farsi... Ma scusa, non abbiamo già visto abbastanza ma adesso? Direi di possiamo no. andarcene? Ma direi no, di no, no assolutamente no. Non abbiamo visto niente. Ma abbiamo visto tutte le stanze e tutta casa. Non abbiamo visto niente di fantasmi per ora. Beh, quella porta che si apriva da sola... Allora, tutte le cose strane finora le abbiamo viste al piano di sopra. Era un po' strana, Cos'è? Venite in soggiorno, mamma mia. Guardate là, guarda quella cosa che è cascata da sola. Te lo giuro. Ma va che non è vero, l'hai finta te. No, no, te lo giuro. Questo l'ho visto anch'io. È caduto un libro, lo abbiamo visto tutti. Vi giuro che appena siete passati quei cosi sono caduti da soli. Magari l'ho spinti io, ma il libro non l'ho spinto io. No, il libro non l'ha toccato nessuno. Ma io posso... Vedi, io non posso... anche volendo, non posso farli cadere, passandoci. Infatti, vedi, non puoi fare niente. Allora... Oh! Ho sentito! Sta cadendo la roba, sta cadendo un botto di roba. È caduto queste cose, E io ci sono passata un attimo prima e non si sono mosse di un millimetro. È vero, l'ho vista, ti giuro. Bisogna stare con gli occhi aperti, bisogna vedere bene se succede qualcosa. Se cadono altre cose, o non lo so. Magari di sopra è successo qualcosa? Dovremmo dividerci, però sinceramente... No. Sai, ancora non è apparso però. Allora, ma pure il fatto che tutte le tende sono sempre così chiuse, quando normalmente io mi ricordo così, che le sono aperte. Cosa c'è? Ma non hai sentito il vetro rotto? Vetro rotto. Ma io prima ho sentito un vetro rotto. Poi Alex ha detto è caduta una cosa. Ma io ho sentito un vetro rotto. Ma a voi non pare che si stia facendo piano piano più buio pure? No, sta essendo più buio. Più buio, eh. O cos'era? Mi sa che è notte ormai, Mi sa io che... ho visto una roba muoversi dietro la tenda, Anch'io l'ho vista. Ma cosa sta... Ma perché voi sta vedete... succedendo? Io allora... mi sto cagando addosso. Io vedo le luci che cambiano. Possiamo uscire, vi prego? Io non so se da video si vedrà questo che dite voi, ma io non l'ho vista la roba dietro la tenda. C'era una cosa... Raga! No, raga, così... Ma le tende spariscono e riappaiono, ragazzi, però, No, mi sto cagando No, vi prego, dai, basta, abbiamo visto abbastanza, Dai, usciamo, per stiamo favore. Documentando una cosa che... Sì, è troppo documentata sta cosa. No, è documentata qualche bene. Particolare. Che buio! Raga, di nuovo... No, Alex, però non fare versi, perché mi spavento di più. Ma che è una presa in giro, per favore. Siamo vicini. Allora, raga, mi sa che è notte a sto punto. Secondo me, io non so bene se lui appare alle 3. Anche da fuori, ma è notte. Oh, che ora appare. Però secondo me sta per apparire, perché cioè a sto punto... È perché magari troppe cose luci che flashano. Certo, vuol dire che sta per arrivare, Guarda che è un segno, chiaro. No, siamo vicini. Allora, Alex, vai al piano di sopra. No. Sì. Vediamo un attimo in garage se c'è qualcosa di diverso. No, in garage dici? Io ho paura di andare in garage. No, vi prego, non puoi andare. Perché ne so? Tutte le stanze perché in garage? Perché il garage è sempre dove entrano i malintenzionati, Vabbè, ma è un fantasma, non gli serve il garage. C'è la macchina! Guarda che non si apre la porta! Guarda! Non si apre la porta, ragazzi, siamo bloccati dentro! Chiuso dentro, alla fine! C'è la macchina! Lion! Allora, calma! Siamo tornati, la macchina non c'è! Allora, la macchina, Alex, c'è la macchina! C'è la macchina! Mi addosso, vi prego, possiamo andare via! Si vede, ragazzi, la vedete anche voi! Non mi importa, andiamo via! Però non si apre la porta! Anna, spostati! Non si apre la porta! Ed è una macchina un po' anti... Oh, non urlate. Ma cosa ci fai tu qui? Vai di sopra. No, non voglio andare di sopra da solo. Va tutto bene. Stiamo documentando materiale importante. Materiale importante per il team Mister... Cosa c'è? Oh, Alex! Alex! No, me ne vado. C'è lui. Buona. Non mi lasciate da solo, Fermi. Ma te sei scemo? Fermi. Buona, non ti cagare addosso. Ma è sparito.
basta, ammazza, ci ha ammazzato a tutti quanti. No, no, non ci ammazza, non stiamo facendo niente di male. No, no, ci dà fuoco a tutti, ci dà fuoco. Oh, ma io sono svenuto! È svenuto, è la fine. Guarda che, fine. Guarda che non è normale che io sia svenuto, Guarda che... Ma anche prima che io sia svenuto, aspetta, magari perché c'è qualcosa. Mi tiro su. Guarda che mi ha colpito lui, Sono sicuro, Io adesso mi sono tirato su con i trucchi, ma... Che prima... Cosa c'è? Guarda la moglie. Sta tipo guardando strano. Vedi che è stato lui a far cadere i vasi, perché si è messo lì davanti, nello stesso punto. E Michael dovrebbe... Ma prima non lo vedevamo, cioè, magari dovrebbe essere passata un'ora. Lo vediamo di più, adesso è tipo visibile, capito? Può essere. Può essere. Ma aveva la barba così lunga, Michael? Può avercela, dipende. Non so se è corporeo o no. E magari se è morto è trasandato, scusa, Può essere nella tomba. E che schifo! Non dite schifo. Cioè, cose. Non che gli cresca la barba mentre è morto, però insomma. Oh, chissà, guarda. È in cucina, non lo so. Oh, ci sono delle scritte su quella lavagnetta che si legge. È vero. Che c'è scritto? Tennis lesson, dance class. Sono le cose che doveva fare la moglie. La moglie faceva la scuola di danza e il tennis. È sparito. E lui si arrabbiava perché mi pare che lo tradiva pure. Cosa c'è? Esatto, non lo tradiva col maestro di tennis. È bello di yoga, di yoga. Sì. Ma sentite comunque che è venuto a piovere. Oh, guarda, visto, guarda cosa sta facendo. Sta accendendo Lion il gas. Lion non è che sta per casa. Sta accendendo. Lion ci vuole da fuoco. A secondo noi è tutta me la che vuole far esplodere la casa. Avete visto che c'è anche una bottiglia rovesciata qui sulla cucina? E dei era bicchiere. In piedi prima. Te l'ho detto che quella bottiglia c'era il bicchiere mezzo pieno. Magari è questo il rumore di vetro che ho sentito. Guarda, sta cucinando. Oddio, no, non so, no, se veramente cucina, anche secondo me. Oh, dobbiamo seguirlo, io non voglio, Allora, in teoria Michael è stato ucciso dalla da Trevor, ovviamente. È stato ucciso. La luce. Beh, seguiamolo, raga. Cioè, non è che possiamo sopra. Perché? Non è che abbiamo una scelta, dobbiamo per forza seguirlo. Occhio. Occhio, sì. No, no, là non possiamo entrare tutti, Ma guarda le ombre come sono inquietanti. Mio Dio, guarda, ma sti disegni, ma sono ombre. Sì, è il candelabro. Ma quali disegni? Io non li vedo. È il candelabro, però vedo che tipo l'atmosfera è un po', come si dice, fuliginosa. La vedo strana, ma non la vedo pulita. Ma davanti allo specchio. No, fa il gesto di morire. Oh mio Dio. No, io me ne vado, basta, ma io me ne vado. Oh, non è che sta che stiamo qua. E ci va la mazza a noi. Esci. No, esci, porca di quella. Esci, ok. Hai sentito il fulmine? Non ho sentito il fulmine, ho visto a lui, mi è bastato avanzato. No. Allora, cosa facciamo? Sta uscendo anche lui? No. Mi sa che è di nuovo invisibile. Si è aperta la porta e non lo vedo. Mi sa che è di nuovo invisibile, però è uscito, Aspetta, fammi rientrare. Occhio, non c'è andato. Infatti, è uscito invisibile. E dov'è? Non lo so. Comunque qua è... Raga, la casa sta diventando sempre più buia, Ma questa è molto più buia. È qua. Allora, occhio. Perché se lui adesso esce dalla porta, noi non la possiamo aprire la porta. Quindi, infatti, vedi? A noi è chiusa. No, e dobbiamo... Lion, mio Dio, come usciamo? Passiamo attraverso. Okay, Hai sentito? Non ho sentito niente, ma lo vedo. Qua piove di brutto, guardate. Guarda, ha preso la macchina, Lion. Spostatevi dalla strada, spostatevi. Ci butta sotto pure. Spostatevi dalla strada. Comunque, guarda, pure la città è tutta spenta. È vero. Solo i palazzi lontani hanno le luci. Dobbiamo prendere la nostra. E abbiamo il furgone fuori noi. Guardalo. Lui si muove proprio tipico NPC. Si sbatte contro le cose, parte in ritardo, vedete? Oh, appresso dobbiamo stargli. Corri. Vai, Alex. Prendiamo il coso. Alex dietro. Sì. Ok, ci sono. Sono entrato, vai. Vado. Ok. Sentite il rumore. Ho visto che ha girato a sinistra. Bravo. Sentite il rumore che fa la pioggia. È un casino assurdo, Sì, infatti, ci sono dei fulmini esagerati. Non è una tempesta normale, comunque. Lo vedo, eccolo. No, non è una tempesta, no, è molto più violenta. Ma siete sicuri che è quella lì la macchina sua? Sì, è quella. Sì, sicura. Okay. Anche perché se vedi è molto particolare come macchina. Sì, è tipo d'epoca. Ma dove... sta frecciando i fari? No, è tipo quando frena, mi sa. Penso. Ma non capisco dove sta andando. Forse mi sa che qui siamo in zona cimitero, può essere che sta andando al cimitero. Ma no, sì, questo non qui è dovrebbe qua, essere il cimitero qua sì, vicino. Sì, è qua, me lo ricordo perché accanto è dietro al campo di tennis. E allora mi sa che sta andando lì. Di golf, insomma, quello che cavolo era. Scusa, perché sta andando al cimitero? Perché è morto, secondo me. Cioè la strada è quella. E dici tu torna al cimitero? Può essere. La fine dell'evento in cui lui vive. In cui rivive, anzi, lo riporta direttamente da dove è nato. Quindi Lion, a me al mi sta prende male, mi sta venendo anche il singhiozzo per la paura. Non ti cagare addosso, questa è la cappella. E dietro c'è il cimitero. E questo è il cimitero, è questo. Io ha lasciato la macchina là. Ok, scendiamo anche noi, venite. Anna, ci sei? Sei morta? Dai, non dai, venire.
Dai che c'è il tuono. No, dobbiamo seguirlo che va piano però, stare attenti. Tuoni, non avvicinate. Non infatti ci che addosso. Magari sparisce, non ti avvicinare troppo. Io penso che stia andando alla sua tomba. Ora io non so qual è la sua tomba, ma potrebbe essere interessante anche vedere. Ma è qua la tomba? Ma è scomparso e riapparso per un attimo? Sì, l'ho visto. Ok, cerchiamo di non farcelo sfuggire di vista, né di avvicinarci troppo perché non vorrei. Esatto, non ti avvicinare troppo che sennò sparisce. Perché alcuni fantasmi, quello ma del monte fa così. È veramente particolare, Vedo. Sta andando ancora, ma non si ferma. Ma dov'è? Ma dove deve andare? Sarà questa, una delle tombe ma che sono qua. Ma si sa qual è la tomba di Michael? No, io non ne ho idea. Ma no, non l'hanno mai detto e non però, ce n'è una comunque, no, eh. In teoria non c'è. Però mi pare che nel filmato si vede, forse. No, si vede nell'inizio, però non è la sua vera tomba. Ce n'è più di una. Secondo me è questa la sua. Lion? Guarda, c'è entrato dentro. Questa qua è la sua, allora. Secondo me adesso. Occhio. Oh, guarda, guarda, si è accucciato dentro. Oh mio Dio. No. Stai lontani che questo se gira. Brutto, comunque. Porca miseria. È sparito? Sparito e ricomparso. Per un attimo è sparito. Compare e riappare. Oh, occhio. Secondo me lui sparisce qua dentro. Perché secondo me è il punto dove doveva arrivare qua, Cioè un fantasma dove pensi che vada? Alla tomba. Sembra che ti sta guardando, Infatti ti sta. No, sta guardando. È morto. Cioè, è sparito. Ha rivissuto gli ultimi istanti della vita e è morto. Lui è morto sparato da Trevor, se non ricordo male. Quindi sembrava effettivamente che gli avessero sparato, Sta anche smettendo di tuoneggiare, di esatto, fare il temporale. È molto più calmo, Prima non c'erano molti più tuoni. Infatti c'erano no. anche i fulmini. Porca miseria, bene, allora io direi che siamo soddisfatti. Cioè più di così non so veramente cos'altro poteva succedere. Quindi io mi fermerei. Non accetto mai più un tuo invito. No, te lo dico. Ma neanche io. Dobbiamo vederne più, altri a questo punto, assolutamente. Dobbiamo assolutamente vederne altri. Ormai siamo ferrati. Per oggi però ci fermiamo. Fateci sapere nei commenti se volete vederne appunto ancora. E noi ci vediamo stasera in live alle 19. Mamma mia, abbiamo visto una bella cosa, A stasera, ragazzi.